veramente grande. Sonic Ganondorf è... Allora, secondo me... sai cosa vedremo? Orribilante probabilmente come make-up. Io te lo dico, secondo me vedremo... Sonic fa 6D, corre in faccia a Ganondorf, Ganondorf fa F-Smash, Sonic muore. Questo è il worst case scenario per una mela, purtroppo. Però, visto che ha un gameplay molto paziente, una mela probabilmente riesce un attimino a capire come unire le mosse di Ganondorf. Esatto. E soprattutto questo side B è stato subito reactato. Qua però cercano entrambi un po' di colpirsi, ma arriva subito il Lizard Kick che manda Sonic in una posizione brutta. Perché è stata un attimo un'interazione particolare qui tra i caster che rimarrà segreta. Un attimino omoerotica. Sì, una cosa del genere. E 75-74, è incredibile quanto sia potente quella mossa di Sonic in generale. E Ganondorf off stage che airdoggia e missa il ledge per tipo un pixel, portando in vantaggio Sonic, che è qualcosa che è incredibilmente brutto da avere. Esatto, sicuramente per giocare questo matchup a puro serve un po' di accendere le sinapsi, perché... Sì, però deve anche stare attento ai eventuali perfect shield e read dell'avversario. Esatto. Perché ora come ora abbiamo letteralmente visto una mela che si rifugiava giustamente ai lati dello stage e Ganondorf poverino a 20... non si sa cosa, lentissimo che si avvicinava. Qua rischia stage. Ha rischiato molto, però. Fai down smash e metti Sonic in una brutta situazione con il Nair. A me piace troppo. A me puro mi fa veramente godere quando fa questi down B per avvicinarsi all'avversario. Sì, down B counter con leg e poi ti tira Nair in faccia. Che sogno. Una delle poche persone che effettivamente probabilmente l'ha fatto quella cosa, perché. Sì. Chi è che si interessa di fare una cosa del genere? Soprattutto chi è che si interessa di giocare Ganondorf? Sì, sono pochi, ma coloro che lo fanno... Oh! Non aspettavo che arrivasse, ma ha calcolato molto bene. Fa il recupero, ma si becca sto 6B e si becca la lettura di Down Smash. La read sulla roll verso sinistra, con la Down Smash caricata a 9000 ore, uccide Sonic a 80 tipo. Sì, ma direi anche di meno, Ganondorf da questo lato non può che ridere in faccia a questo. Se c'è una cosa che Ganondorf ha incredibilmente efficiente è il kill power. Esatto, precisamente. Oh, big down air, tentava il secondo proprio per farti... Oh, bellissimo. Però mette in una bruttissima situazione duro e poi lo uccide con un bel fair, proprio la testata di Sonic in faccia. 38 per Sonic, potrebbe morire per qualche scherzo molto brutto. Qualche bella lettura, magari un bel F-Smash. Ecco, adesso per esempio potremmo... No, invece decide di andare per la selezione. Oh, peccato, ha sbagliato la recovery. Attenzione. Peccato. Ma comunque è stato un primo game, devo dire, molto solido. Da questo lato non possiamo non vedere, come sempre, la mega mente di Kurokan, player veramente in grado di pensare delle strategie incredibili per proprio volare 3 metri sopra l'avversario. Per... Soprattutto quando giochi un personaggio che è obiettivamente più scarso degli altri, uno deve un attimino organizzarsi su, esatto, su capire come utilizzare ciò che ha forte bene e ciò che fa schifo bene. Stop battle. Esatto, precisamente. Laura decide di tenere Sonic. Decide di tenere il suo incredibile Sonic e vediamo. Perché probabilmente avrà visto dei risultati con questi edge guarding. Beh, sono state diverse interazioni molto favorevoli per Sonic. Secondo me, tra l'altro, mappa scelta da una mela, quindi probabilmente ha in questo caso un piano pronto di campo. Sì, se posso essere onesto, secondo me l'ha scelta perché vuole provare a cisarlo offstage, dato che ha i bordi molto corti, prendi kill facilmente offstage. Beh, è un ottimo ragionamento, anche perché Sonic potrebbe scherzare malissimo il buon Ganondorf. Poi è anche molto grande, quindi può permettersi, permettersi anche di scappare volendo. E infatti eccola qui! Si becca, pensava, i calcioni, mamma mia. Pensava di effettuare il leg guard e invece è stata spikeata malissimo. Sonic diventa una sottinetta. E ha provato lo scherzone finale. Pure è un burlone, ragazzi. Sì, ha visto che letteralmente è entrato il down air a 12 e ha detto ok, vado all in, non me ne frega niente. Precisamente. Che figo. Paolo cerca un po' di baitare Laura, che veramente in questo momento si sta spaventando. Beh, giustamente quando vedi Ganondorf che comincia ad essere confident, ti dice aiuto. Perché quando sei in disadvantage contro Ganondorf
Sembra facile, ma non è. No. Soprattutto quando. Anche perché corregli in faccia, se Gandalf si ferma un attimo e dice ok, ti tira un bello smash in faccia prima che tu arrivi e ti calpesta. Però la sta giocando molto bene questa seconda storia. Esatto. Evidentemente Kuro si è lasciato un attimo prendere dall'equitazione e ha lasciato una mela a giocare insomma in modo più intelligente e più corretto. Attenzione, la left smash ennesima che prova a disintegrare Sonic a 69, la percentuale simpatica. Ma però Kuro è in offstage e cerca di recuperare, ma si becca il pugnazzo di Sonic. Pugnazzo. Oh no. Tra l'altro, pugnazzo di Sonic, una se non la F smash più forte del gioco, serio. Evidentemente... un buon F smash, ma non lo so, ho dei dubbi. Finisce in punti che non ti aspetti. Quello sì. Lunghissima e devo tra il tuo buon. Esatto. Ti colpisce nel dentro. 60% per Kuro. Tra l'altro una stock per Kuro, quindi è una situazione di abbastanza grande svantaggio contando soprattutto il match. Se riesce a prendere la stock a brevi tempi, probabilmente riesce anche a tornare un attimino in partita. Ma però sta un po' spaghettando un po' tutto, tira questi calci che mancano sempre. Oh, ha provato! Ha provato, bruttissima situazione. Cerca bellissimo, di evitare il back air, però l'è finito. Lo Spartan Kick uccide Sonic e mette i giocatori in una situazione di una stop per entrambi, però Kuro ha una percentuale molto più alta. Esatto, potrebbe morire da un momento all'altro. Alla fine basta un edge guarding e esatto, un edge guarding fatto bene e la fine del secondo game. Esatto, precisamente. Bellissimo questo side B. Però qua questo side B prende il down air, i danni arrivano subito e praticamente a questi livelli una mela può morire senza problemi. Il back air è ottimo. Ottimo back air. Sì, sì. Quindi ci troviamo in 1-1 per una mela contro Kuro. Ultimo. Questo ultimo match sarà scelto a rigor di mappa da Kuro, quindi chissà dove si andrà. Ma contando la DSR, esatto, possiamo sicuramente dire che non rivedremo Battlefield e Town and City. Esatto, quindi dovranno optare entrambi per una mappa differente. Small Battlefield infatti. È stata stage interessante. Delle Blast Zone piuttosto piccole, soprattutto quella sopra. Esatto, ho paura in questo caso che non ho mai visto durante questi match vedere Ganondorf morire dall'alto. Quindi... Però io posso dire sicuramente che la scelta è ovviamente di Kuro. Sì, sì, certo. Perché lo stage piccolo lo avvantaggia, così Sonic è... fa più fatica a camperarlo. Fa più fatica a camperare e probabilmente muore anche a percentuali ridicole vista la grandezza della mappa. Esatto. Dash attack. Ha tentato la lettura dell'air dodge sulla piattaforma. Prova a prenderlo con questa tua mano. Però non. Non manca. Arrivano i calcioni, cerca di mettere lo smash! Lo scherzone, eccolo qui. Non basta per prendere la stock. Però si avvicina col dash attack, scuda questo e poi prende la stock col back kick. Che ha ucciso veramente... a 90 sì. Mid stage. È veramente un back air forte, penso sia una delle migliori. Assolutamente sì. Lui. Uno dei migliori aerial di Gandalf. Non che ci vogliamo. E in questo caso vediamo come una mela tenta di rimettersi in gioco, visto che deve ancora rubare la prima stock a Kuro. Cosa che potrebbe accadere abbastanza facilmente con un red guard giusto. Cerca quella tilt. Eccolo lì, ottimo l'air dodge da parte di Kuro. Kuro quando è in vantaggio cerca sempre la tilt per l'air dodge del nemico. E un po' lo fa perché è comico, un po' lo fa perché comunque è un giocatore che vuole mostrare l'hype. Tutto giusto così. Esatto. Tra l'altro Ganondorf è massimo esponente di hype probabilmente questa giornata. Il fair che poteva venire scherzato da... No! Sbaglia! Ha sbagliato la recovery. Peccato per quel side B. Perde quella stock di vantaggio che aveva. Però... E quindi probabilmente adesso, se posso essere onesto, in futuro cercherà il cheese. È possibile. Perché non gli piace stare in svantaggio. Attenzione, l'ennesimo side B. Uno scherzo di troppo di Kuro e potrebbe essere la sua fine in Wind. Effettivamente. Una fine molto prematura. Down tilt porta Kuro al leg. E viene un attimino concesso di tornare qui. È arrivata la spallata del dash attack. E questa potrebbe essere l'ultima stock di Laura nel winner side.
di questa punta. Oh, ha tentato lo scherzo definitivo a 30. Cerca di buttarlo via, ma gli tira un abbraccio fortissimo con questo verde super rischioso. Si poteva prendere il pugnazzo di Sonic. Cioè, in realtà era anche abbastanza precisa per mettere Smash. Peccato per il tantissimo. E lo scherzo definitivo sul Fair. Nuovamente la Spike di Kuro. Termina questo game.